di illusioni o si coltivano solo i clienti delle proprie botteghe, a seconda a chi ci si rivolge, si fa la fine di Livorno, si fa la fine di Gela, ma peggio ancora si fa la fine di Quarto, dove magari qualcuno pensava che bastava vincere le elezioni per far evaporare la camorra. E poi invece tutta l'Italia ha visto la figura che è stata fatta. Le riforme sono fatica, sono sudore, impegno, tensione, preoccupazione e bisogna farle con tanta, tanta umiltà. Concludano, Erminio. E certamente ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà un po' di tempo perché questo Paese va cambiato, noi abbiamo cambiato e cominciato e certamente continueremo a cambiarlo. Grazie. Grazie a lei. Passiamo ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Verini, Marotta, D'Ambroso, Piepoli, Di Lello, Locatelli e Alfreider 6.190, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. La votazione è aperta. Chi è che non riesce a votare? Fitzgerald, Pastorino, Oliaro, Marzana. Chi è? Caso? Caso? Onorevole Caso, non riesce lei? A posto? Chi è? Villarosa? Ah, vabbè, quindi il tema è che... Va bene, altri? Fitzgerald, quarta pelle. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 260, favorevoli, votanti 247, astenuti 13, maggioranza 124, favorevoli 234, contrari 13, la Camera respinge. Indico la votazione nominale mediante procedimento... La Camera approva, chiedo bene. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Cirielli ed altri 6.191, su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Ci siamo? Chi è che non riesce a votare? Busto. De Lorenzis. Occhiuto. La votazione è chiusa. Presenti 347, votanti 344, astenuti 3, maggioranza 173, favorevoli 9, contrari 335, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione, Brignore ed altri, numero 692. Avverto che i presentatori della risoluzione ne hanno chiesto le votazioni per parti separate, nel senso di votare il secondo capoverso del dispositivo distintamente dalla restante parte della risoluzione. Indico pertanto la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Brignone ed altri numero 692, ad eccezione del secondo capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Lupi. Carrozza. Pilozzi. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 344, votanti 336, astenuti 8, maggioranza 169, favorevoli 21, contrari 315, la Camera respinge. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Brignone ed altri numero 692, limitatamente al secondo capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Ci siamo? Abbiamo dato tutti?
Ciraci, Fraccaro, Carrozza, Grillo. Altri colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 348, votanti 338, astenuti 10, maggioranza 170, favorevoli 21, contrari 317. La Camera respinge. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Santelli ed altri numero 693, su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Onorevole Colletti, è la mozione 16193, se lei mi ascolta però facciamo... Onorevole Santelli. Abbiamo dato tutti? No. Onorevole Castelli. Stiamo aspettando, non si preoccupi. Ok? Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 349, votanti 326, astenuti 23, maggioranza 164, favorevoli 15, contrari 311, la Camera respinge. Onorevole Colletti, mi segua. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Ferraresi ed altri, numero 694, su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Stella Bianchi, Oliaro, bene, onorevole Stella Bianchi ha votato, altri che non riescono a votare? Sì, onorevole Valente, Simone Valente, ok, altri? La votazione è chiusa, presenti 348, votanti 333, astenuti 15, maggioranza 167, favorevoli 65, contrari 268, la Camera respinge. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Daniele Farina ed altri, numero 695, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. La votazione è aperta. Grassi, Ciraci, Piazzoni, Tidei. Colleghi, colleghi, siamo agli ultimi voti. Chi è che non riesce a votare? Onorevole Ferraresi? Bene, sta votando? No. Colleghi, troviamo un orientamento così chiudiamo la votazione, che dite? Frusone. Possiamo chiuderla? Abbiamo votato tutti nel modo giusto? La votazione è chiusa. Presenti 345, votanti 335. Astenuti 10, maggioranza 168, favorevoli 315, contrari 20, la Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Molteni ed altri, numero 696, su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Mognato, Zan, Romanini, sempre l'onorevole Zan che non riesce a votare, bene, altri? La votazione è chiusa, presenti 343, votanti 334, astenuti 9, maggioranza 168, favorevoli 17, contrari 317, la Camera respinge. Ora colleghi, vi pregherei, avendo terminato le votazioni, di consentire ai colleghi che hanno chiesto, e io sono lieto di dare loro la parola, per fine seduta di intervenire, di fare in modo che lo possano fare nel migliore dei modi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gallinella, ne ha facoltà, un minuto.
Grazie Presidente, a breve il Consiglio dei Ministri dovrebbe ratificare la nomina a Carlo Calenda quale rappresentante per l'Italia all'Unione, sostituendo il precedente ambasciatore Sannino. Ora Carlo Calenda è già Vice Ministro dello Sviluppo Economico, ha il dossier TTIP in mano, ha già trattato, sta trattando per l'Italia l'accordo e il riconoscimento della Cina come economia di mercato. È chiaro che sono impegni importanti, quindi chiediamo, perché lo riteniamo importante, che il Governo venga a riferire su questa scelta, anche perché la cosa simpatica è che questa nomina viene dopo la segnalazione da parte di Juncker che l'Italia non ha un interlocutore.